Siamo a Catania, cosa dobbiamo fare? Godiamo del sole e del bel tempo che oggi non c'è e quindi in realtà parliamo di efficientamento energetico, di sostenibilità. Crediamo insomma che sia un anno anche questo interessante perché il mondo della progettazione è pronto a ricevere nuovi input. Da questa giornata. Spero che ci possa dare qualche buona idea. La modalità per risparmiare e aiutare l'ambiente. Trattazione di tematiche interessanti che sicuramente possono essere utili per la nostra professione. Beh, di apprendere qualcosa di nuovo. Delle informazioni sul mondo dell'edilizia. Maggiori novità sui materiali o su tutte le possibilità per la costruzione. Cultura del costruito significa non dimenticare quello che è stata la nostra tradizione costruttiva che la fa da padrone nel mondo intero per qualità, per soluzioni, per inventiva e per genius loci, cioè capacità di essere nel luogo in cui si costruisce, rispettarlo e rappresentarlo, usarne i materiali, cercare di essere il più virtuosi possibili con il luogo in cui si è. È una bellissima apertura, abbiamo incontrato nuovamente questa fame per poter vedere il nostro futuro e abbiamo capito che dobbiamo farci guidare dalla visione del mondo, una visione di se stesso e credo che l'edilizia è il primissimo campo in cui andiamo ad applicare questa visione del vivere sostenibile. I costruttori edili oggi sono molto attenti alle tematiche dell'energetica degli edifici, ma anche alle ricadute culturali che un costruire bene, come dicevamo prima, può avere in un paesaggio. È stato estremamente interessante. Interessante, ben fatto, ho seguito con interesse. Diverse persone diciamo, che conoscono i loro settori, i loro prodotti, è interessante a livello innovativo, a livello di prodotti nuovi, a livello anche di idee nuove. È stato molto interessante, ero già stato presente l'anno scorso, quindi già sapevo più o meno quello a cui andavo incontro. È stato un convegno interessantissimo e spero che ce ne siano di più di questo genere di convegni, anche nella mia città a Palermo. And it's getting better. Intanto ringrazio Edil Portale per averci dato questa opportunità di partecipare a questa interessante iniziativa. Cioè quello che noi abbiamo voluto fare, ci siamo posti come obiettivo quest'anno con il progetto G124 era quello di sensibilizzare rispetto ai temi della periferia e del bene comune in senso lato, che questo è un elemento cardine secondo me per iniziare un percorso di rigenerazione e di miglioramento della qualità delle nostre città. Ci vediamo dopo un anno, l'impressione è assolutamente ottima, il pubblico in sala che ha risposto come sempre a Catania molto numeroso. Rispondono bene i professionisti, è comunque importante notare che dai numeri si può portare a casa un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Stiamo predisponendo i documenti per cambiare il volto di questa città. Chiaro che dobbiamo partire dal concetto di riqualificare tutto ciò che abbiamo costruito, per cui il messaggio di questa giornata è che le nostre città sono il vero e proprio mare di petrolio, per cui andiamo a operare o utilizzare le energie più intelligenti che abbiamo, che è quella non utilizzata, quella che non mi serve.